ragazzi sul nostro canale YouTube. Come promesso, finalmente ecco la recensione dell'Ulefone Power. Per scoprire cosa c'è nella scatola vi rimando al video precedentemente caricato, dove troverete tutta la descrizione di cosa c'è all'interno. Ringraziamo TomTop per il pronto invio del dispositivo in soli 4 giorni. Mettiamo via la scatola e facciamo una breve riflessione. In questo mondo di display dual edge, in questo mondo di telefoni tutti in metallo, perché adesso la moda sta andando sul metallo, io ho scelto come secondo telefono un dispositivo con la back cover, il back panel in vero legno, vero quercia d'acero, giusto per fare qualcosina di diverso. È un battery phone. Ulefone è una casa emergente cinese, un pochettino come tutti, diciamo. È un ottimo prodotto e ve lo andiamo a descrivere, ragazzi. Ecco che proviamo per voi il lettore di impronte digitali, perché la prima features che vi ho fatto vedere. Ragazzi, il lettore funziona abbastanza bene, ha un problema: se registrate l'impronta in una determinata posizione dovete sbloccare in quella posizione, perché se voi girate, vedete, mettete un pochino per storto, lui non riconoscerà l'impronta. Purtroppo non è un lettore, diciamo, di quelli modernissimi, di quelli di device da 500-600 euro, ma vi permetterà di registrare comunque più impronta e fa il suo lavoro. Quindi pecca un pochettino di pigrizia, speriamo Ulefone possa correggere questo. Parlando di design, il design di questo Ulefone è molto bello, completamente in alluminio, vetro 2,5D, come detto prima, parte posteriore in vero legno. Troviamo il sensore, la fotocamera da 13, il dual flash single tone, cassa altoparlante, cassa speaker, solo qui è una cassa, qui abbiamo un secondo microfono per la riduzione del rumore in fase di video. Abbiamo il carrellino per la doppia micro SIM o, volendo, una micro SIM e un'espansione di memoria. Abbiamo il primo microfono qui, le antennine in plastica, dentro il frame in alluminio, abbiamo una porta infrarossi, il jack per le cuffie, i tre tasti sono soft touch retro illuminati, pur non essendo una retroilluminazione aggressiva, di notte si vedono bene, e abbiamo tutti i sensori del caso tranne l'NFC, presente anche il LED di notifica qui. Tra la cassa auricolare e il sensore luminosità prossimità. Sblocchiamo rapidamente il dispositivo e parliamo dell'hardware. L'hardware è un hardware che conosciamo tutti. È il MediaTek 6753, Cortex A53, processo produttivo a 28 nanometri e un octa-core da 1.3 GHz, affiancati da ben 3 GB di RAM, quindi non abbiamo il solito 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, almo di archiviazione. Al momento della prima accensione abbiamo oltre 12 GB. Comunque la memoria è espandibile. Abbiamo un'interfaccia stock di Android nella versione 6.0 Marshmallow. Ecco qui. Nella versione 6.0 Marshmallow, che ci permette comunque di usufruire di tutti i contenuti con l'SDK 23. Piccola premessa: le prime versioni di
questo telefono uscite sul mercato avevano la 5.1.1 nativa, aggiornate prontamente alla versione 6. Chi invece lo ha acquistato recentemente, da qualche mese a questa parte, riceverà nativamente la versione 6. Quindi non è un aggiornamento software, ma è nativamente la versione 6. Quindi comporta sicuramente meno problemi, meno bug tra il passaggio di una major release a un'altra. Da notare la leggerezza dell'interfaccia utente, ragazzi, praticamente stock con le solite aggiunte di MediaTek, lock menu del lock note che possiamo vedere, le air gesture che qui si chiamano Smart Samos Sensory. Abbiamo le gesture per fare l'unlock, come scrivere lettere, lettere anche programmabili. Abbiamo il doppio tap per svegliare il dispositivo. Seppur con delle piccole pecche. Abbiamo i toggle rapidi, manca purtroppo, ragazzi, il pulsantino per passare dalla modalità manuale automatica, quindi ogni volta bisogna andare in ogni qualvolta occorra display e togliere ad attiva e mettere normale. La luminosità ad attiva al minimo è troppo alta, quindi spero venga corretta con un intervento software. Quindi potete giocare tra luminosità adattiva e luminosità manuale, ma lasciamo adattiva. Non troviamo altre personalizzazioni, nessuna personalizzazione del produttore, tranne che per qualche icona, come l'icona galleria è stata ripresa l'icona di Google Photo, l'iconcina file manager, l'iconcina della fotocamera che è molto bellina. Da notare e da apprezzare la totale assenza di bloatware, programmi invasivi e stupidaggini varie. Gli unici programmi che troverete preinstallati sono il backup e ripristino, Zaza Remote per usufruire del sensore infrarossi, funziona benissimo, e l'app Torcia. Da notare la presenza della radio FM, che ultimamente sta scomparendo su tutti i dispositivi, anche sui top di gamma. Ci fa piacere trovarla, l'abbiamo provato e funziona in modo corretto. Per il resto la versione dell'Android è stock, quindi aggiunge una maggiore fluidità al tutto il sistema operativo. Passiamo al punto forte di questo telefono, la batteria, perché questo Ulefone Power nasce come battery phone. Batteria da 6050 mAh, forse uno dei migliori battery phone che ho provato ultimamente. Raggiungiamo le 8 ore di display acceso con 2 giorni stressantissimi di utilizzo, con un uso un pochettino più piccolo, più leggero, non un uso folle come ne faccio io, si possono toccare i 3 giorni di utilizzo. Quindi un telefono che, se vi occorre batteria extra, se vi occorre, non avete tempo per ricaricare o siete stanchi che alle 6 di sera il vostro dispositivo è morto e voi dovete farvi la doccia, tornati dal mare, dovete andare a ballare, con Ulefone Power non avrete alcunissimo problema. Era solamente un appunto che volevo fare. Ho caricato degli screenshot tempo fa sulla nostra pagina Facebook Phone Fix News and Fix. Adesso ve la facciamo vedere, così proviamo anche un pochettino il web. Siamo sotto rete wifi, ecco qui, facciamo vedere gli screenshot. Eccoli qui gli screenshot. Qui avevamo ancora il 15% di batteria, 7 ore e 25 di schermo acceso, quindi avremmo toccato sicuramente le 8 ore.
Questo è il grafico, vedete quanto tempo, batteria, un giorno, quasi due giorni pieni di utilizzo, e avevamo ancora il 15% di batteria, ragazzi. Quindi penso che sia un comparto di autonomia promosso a pieni voti. È un battery phone, è giusto che funzioni come battery phone. Questo va a incidere leggermente sul peso, che supera di qualche grammo i 200 grammi. Si sente in mano, seppur il peso è ben distribuito, il prodotto non è scivoloso e gli angoli sono ben smussati. Bella anche la fresatura che possiamo trovare nel frame in alluminio, quindi il peso un pochettino si sente, ma poco male se ne va a guadagnare l'autonomia del nostro dispositivo. L'audio e la parte telefonica sono buoni. Facciamo una chiamata di prova. Tutte e due le SIM sono in 4G. È possibile effettuare lo screen, lo switch a caldo senza alcunissimo problema, e abbiamo il solito menu per gestire le due schede SIM, inserendo tutte e due. Ne abbiamo noi una sola e una scheda di memoria. Sempre rimanendo in comparto audio, troviamo il vecchio lettore musicale stock Android, che è nel codice sorgente, forse non lo cambieranno mai, non lo so perché. Fa il suo lavoro. Proviamo qualche canzone. Avete sentito? Nel momento in cui il telefono si appoggia, va a soffocare. Questo è un'altra pecca di questo telefono. Ulefone, forse per preservare la batteria o non so che altro, ha deciso di porre lo speaker sul lato posteriore. Comunque il suono in uscita è molto forte, mancano un pochettino di bassi, ma vi assicuro che in cuffia l'audio è alquanto pulito e sufficientemente ben definito. La parte fotografica a primo acchito ci lascia un pochino a desiderare, aprendo l'interfaccia fotografica, perché troviamo la solita fotocamera MediaTek, un altro punto, un altro noccio duro che non vogliono cambiare. L'interfaccia è sempre la stessa. Possiamo vedere i menu. Internamente sono praticamente gli stessi degli ultimi telefoni, di quasi tutti i telefoni, con l'aggiunta della modalità PIP, che ci permette di scattare fotografie. Vedete? In due varianti, in due modi differenti: le modalità bellezza, modalità panorama, poi si può scegliere lo scatto con la vittoria, l'HDR e le varie scene si possono scegliere, la modalità notturna e altre scene. Quello che invece ci ha sorpreso è che le fotografie vengono bene. La messa a fuoco, ragazzi, è veloce. La messa a fuoco è abbastanza veloce, c'è abbastanza dettaglio. Con poca luce si va un pochettino a soffrire. Ora vi mostriamo delle fotografie di test, giusto per rendervi conto. Ecco qui, questa. Questa è una foto in notturna. Modalità automatica, vedete, c'è tanto rumore, con poca luce
non vengono molto bene le fotografie. Questa è uscita molto bene, anche questa senza HDR, con HDR. Le macro sono stupende. Ecco qui. I video vengono girati bene in full HD nella norma, niente da evidenziare. Ecco, di giorno le foto sono nettamente superiori, non c'è alcun perdita di dettaglio e i 13 megapixel che non sono interpolati fanno il proprio dovere. Poi ti faccio vedere fotocamera frontale, ecco qui. Non usate la modalità bellezza se non vorrete delle fotografie completamente pastellate. Ecco, questo è uno scatto difficile. Ombra e luce, molto bella. Insomma ragazzi, il comparto fotografico per noi è promosso su tutti i punti, se non era per questa software MediaTek, purtroppo, che io, guardate, non lo sopporto, ma si può sempre sostituire. Vi faccio vedere una cosa, chiudendo tutte le applicazioni per non andare a rovinare qualcosa. Ho scaricato l'applicazione Google Foto per i 6.0 e superiori, non lo troverete nello store. L'interfaccia è molto gradevole, lo scatto altrettanto veloce, abbiamo forse qualche impostazione di meno, ma potrete sostituire tranquillamente l'applicazione MediaTek con un'altra applicazione fotocamera. Io vi consiglio la Google Camera per versioni da 6.0 in su. Comunque il comparto fotografico resta promosso. Rimanendo in ambito di display, ecco i dati del nostro display. Il nostro pannello ovviamente è un full HD. Proviamo a vedere un pochettino la gamma cromatica, gli angoli di visione. Il bianco tende, vira un po' sul grigio inclinandolo. Il nero è abbastanza buono, anch'esso vira un po' sul violaceo inclinandolo. La gamma cromatica, il pannello è un LCD, colori abbastanza fedeli. Quindi un pannello che noi ci sentiamo di promuovere, grazie anche al vetro in 2,5D che accentua la colorazione e rende più gradevole il tutto. La parte navigazione web è nella media. Ulefone ci dà il browser stock, che non è altro il browser, diciamo, Android. Con Chrome si va a migliorare quel di qualcosina le prestazioni. Proviamo a aprire una pagina, proviamo il Corriere dello Sport. Le aperture alquanto veloci, ecco qui. Accettiamo i cookie, ormai sono siti completamente pieni di pubblicità, non si può più stare senza, vedete quanta pubblicità ci esce, non si può più stare senza pubblicità. Lo scroll è veloce, non abbiamo impuntamenti e ricaricamenti. Con Chrome si può solamente migliorare, quindi la navigazione web è, ragazzi, anch'essa promossa. Per concludere ora il reparto ludico, Beach Buggy Racing, sentiamo l'audio anche. We'll be right back.
Non ci sono, come avete potuto vedere, i micro lag. I dettagli con giochi di questo livello sono abbastanza buoni. Tutto si muove fluiditamente. Se invece si punta a giochi come Real Racing 3, il gioco resta comunque fluido, ma il livello dei dettagli scende più o meno sulla fascia media. Però Ulefone Power ci permette di fruire e di giocare con tutti i giochi attualmente senza grandi problemi. Concludendo, ragazzi, o concludendo, come dice il nostro amico Bob DJ Ax, vi consiglio di guardare le sue recensioni e di seguire la sua pagina Facebook anche per usufruire di contenuti e guardare telefoni fantastici che li riesce sempre ad avere grazie alle sue collaborazioni. Quindi un grazie speciale anche a Bob DJ Ax. Concludendo, amici di PhoneFixer, questo telefono ha delle ottime prestazioni a livello software. L'hardware è di tutto rispetto, con i suoi 3 GB di RAM si fa rispettare. È un battery phone, non vi deluderà ovviamente la batteria. 2 giorni sono assicurati. Per il resto si comporta bene, sopra la sufficienza, sia il comparto fotografico, sia il comparto ludico, i giochini, il web, non scalda tanto. Qualche piccola pecca l'abbiamo, come la mancanza del Miracast per settare i nostri volumi, per settare il nostro display. E il software, dimenticavo di dirvi, è completamente in italiano, qualche piccola traduzione qua e là. C'è la banda 800, quindi amici della Wind come me, c'è la banda 800. È un telefono progettato comunque per l'Europa, non è un prodotto asiatico, diciamo, rimasterizzato per noi. È un prodotto progettato per noi utenti europei, quindi niente browser asiatici, niente applicazioni preinstallate strane, tutte le notifiche arrivano e non vi darà nessunissimo problema. Se il video vi è piaciuto, amici di PhoneFixer, lasciateci un like, ricondivideteci e ciao!